Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle Irresistible Me Hair Extension, che sono delle extension a clip. È un modo per allungare i vostri capelli in modo momentaneo, ovvero se per esempio per una serata particolare volete avere una chioma lunghissima, applicate queste extension che sono realizzate con capelli veri, quindi sono molto realistiche, sembrano proprio i vostri capelli, e poi al ritorno dalla serata li potete togliere e il giorno dopo avete il vostro look quotidiano con il vostro taglio normale. Insomma, sono delle extension intercambiabili, un modo per cambiare look velocemente senza dover spendere, non so, 200 euro di extension fisse che poi magari non vi piacciono. Insomma, vediamo subito come sono. Il sito che me li ha inviati è proprio Irresistible Me e vi lascio il link nell'info box. E sono arrivate veramente con una spedizione velocissima con il corriere di HL Express all'interno di questa busta. Davvero, sono passati pochissimi giorni per averle a casa. Vi faccio vedere subito il pacchetto. È all'interno di questa scatola molto bella ed elegante. Veramente molto molto carina, poi ve li faccio vedere magari da vicino. E una volta aperta è così, in questo modo, ed ecco qui le extension, sono contenute all'interno di questa bustina. Vediamo subito, apriamo insieme per vedere come sono disposte in modo molto ordinato all'interno di questa retina. Queste sono le extension costituite da 3 clip. Il pacchetto arriva con una parte singola e poi da una parte più grossa. Questa parte singola, come c'è scritto qua dietro, serve per verificare che le extension siano del colore e della lunghezza che desiderate. Infatti qua dietro c'è proprio scritto di aprire questa parte, verificare che l'extension sia di vostro gradimento, in modo che se non va bene comunque potete cambiarle, altrimenti se aprite tutto il pacchetto poi penso sia più difficoltoso, comunque non si possano più cambiare, quindi diciamo è stata una buona idea. E qui all'interno c'è un'extension da 3 clip, eccole qua. Poi apro il resto del pacchetto e trovo il resto dell'extension. Ed eccomi qui, ho tolto lo zoom così potete vedere meglio l'extension e vi faccio vedere anche l'applicazione delle stesse. Devo dire che sono veramente, secondo me, molto belle, molto piene anche alla fine dei capelli, come vedete non sono diradate ma rimangono comunque piene, e questo è un vantaggio secondo me, perché ho visto anche su YouTube tantissime extension che alla fine dei capelli si diradavano molto. Non so se ve l'ho già detto, ma sono capelli naturali, 100% reni. Loro nella bolla del corriere scrivono capelli sintetici e mettono un prezzo minore di quello reale per non farvi avere problemi di dogana o altro. Infatti io non ho avuto alcun problema, non ho dovuto pagare niente. Allora, il mio kit è composto da una fascia da 4 clip molto rinforzata, molto piena, e questa la vendono anche separatamente. È la particolarità di questo sito, che se voi avete i capelli poco voluminosi, piatti, pochi, potete acquistare solo queste extension del vostro colore di capelli unicamente per dare volume, quindi come unico scopo quello di dare volume. Infatti è molto corposa, sembra quasi un'extension doppia rispetto alle altre. Poi vi sono due fasce da 3 clip. Eccola qui, vedete, questa è già meno voluminosa, e qua vi è anche la seconda. Comunque i capelli sono molto belli, molto lucidi, leggermente arricciati, li hanno arricciati loro sulle punte, ovviamente potete lisciarli, lavarli, perché sono capelli veri. Poi vi sono 4 extension da 2 clip. Eccoli qua, sono tutte così. E infine ve ne sono due da una clip. Quindi una e una, questa è per i lati. Allora, inizio spazzolando i miei capelli, ma anche l'extension, per togliere tutti i nodi.
poi con una molletta vado a prendere una sezione di capelli e divido i capelli in sezioni, così poi posso applicare l'extension. Come vedete, le extension hanno un meccanismo a clip, quindi apro le clip e incastro i fermagli proprio all'attaccatura del capello e chiudo la clip. Ecco qua, quindi ho incastrato la clip come se fosse una forcina e l'ho chiusa con un meccanismo a scatto. Adesso tiro giù un'altra piccolissima ciocca di capelli. Eccomi, questa volta ho preso le due extension da tre clip e le ho applicate una di qua a destra e una a sinistra, così riempio le due parti, anche i laterali. Vado avanti con le altre. Come vedete, già così sono comunque belli lunghi e si mimetizzano con i miei capelli. Vedete? Però qua rimane comunque piatto rispetto al resto, quindi ho bisogno di dare volume qui applicando le extension da 2 e da 1. Allora, ho tirato su un'altra parte di capelli, ho applicato tutte le extension da 2 clip, una qua, una qua, una qua, una qua e una in mezzo. E ora alla fine rimangono solo quelle da una clip che applicherò lateralmente. Ed eccomi qua, ho applicato tutte le extension, quelle da una clip ho deciso di metterle un pochino più sopra perché come vedete fa comunque volume. E ecco qui i capelli completi. Sono veramente lunghissimi anche perché la clip più lunga l'ho messa molto bassa, magari se l'avessi messa un po' più alta sarebbero venuti un pochino più corti, però come potete vedere non si nota per niente la differenza tra i miei capelli finti, cioè tra i miei capelli veri e i capelli finti. Sì, come dire, sono molto omogenei, si nascondono molto bene. Ed ecco qui il look finale. Fatemi sapere cosa ne pensate, a me comunque piacciono molto e questi da 200 grammi sono veramente tantissimi, tanto che alcune non le ho messe nemmeno perché non sapevo più dove metterle, perché sono veramente tante. Secondo me il risultato comunque è molto naturale, nel senso che i capelli tra sopra e sotto non si capisce quali sono i capelli veri e i capelli finti, anche perché se notate il colore è praticamente lo stesso. Vi ricordo che c'è uno sconto del 10% se volete acquistarle, vi lascio tutti i dati nell'info box, andate a leggerlo. E per sapere quale extension si abbina meglio al vostro colore di capelli, vi sono proprio dei video sul sito dove mostrano le extension messe anche una accanto all'altro per vedere le differenze. E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi sono piaciute, se pensate di acquistarle o se non vi piacciono. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!